Buonasera dal centro sportivo Bettinelli, dove va in scena la 12ª giornata del campionato di Serie B2 Calcio 5. Di fronte Aci Vostra contro Renard Argente. Vediamo chi avrà la meglio. Che grande giocata, attenzione. Il destro e la palla che viene salvata sulla linea sul tiro di D'Alessandro. Palla da per il sinistro di Franconi, che sblocca subito la partita. Tanto grande giocata e subito il pareggio da parte di Renard Argente. Grasso dalla bandierina, forte dentro e arriva il gol di D'Alessandro. Qui palla ancora per Franconi, attenzione, che scarica il sinistro e c'è la grande risposta di Tomagra. 2 contro 2, al Sali se la porta sul destro, Tomagra, attenzione, contropiede. Palla facile per Alsali, che fa 3-1 proprio in chiusura di primo tempo. Cautillo per Troiano, che cerca di esplodere il destro. Troiano, grande gol. Il sinistro di Franconi che si stampa sul palo. Il destro da fuori deviato. È incredibile doppio palo, ma non riesce a concludere. E allora contropiede con Franconi, che è tu per tu. Franconi col sinistro. 4-2. Bravo Tomagra. Attenzione a Tomaiolo. Salta l'avversario. Va in porta. Non vede Troiano. Tutto solo. Porta vuota. Grande giocata di Troiano. Destro di Troiano. Fuori di poco. Troiano col destro. Ed è un gol bellissimo. 4-3. Finisce qui, finisce 4-3 per Aci Vostra, che con questa vittoria si porta a 26 punti momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del super big match di questa giornata che vede di fronte Tiki Taka e Grappa e Vinci. Allora, siamo qua con Grasso e Alsali di Aci Vostra. Oggi grande partita, grande vittoria, momentaneamente con questa vittoria siete in testa in attesa del big match che vedremo tra poco tra Tiki Taka e Grappa e Vinci. Oggi tosta, però alla fine con determinazione ve la siete portati a casa. Sì, è stata una partita tosta, gli avversari bravi, molto fisici, ci hanno messo un po' in difficoltà, però secondo me ce la siamo giocata bene, abbiamo meritato la vittoria, anzi forse anche un po' stretta il risultato. Alsali, come l'hai vista? Beh, diciamo che è stata una partita un po' difficile. Noi abbiamo due assenti molto importanti, Ludovico e Scheggia, e questa vittoria, al di là di come è arrivata, l'importante sono i 3 punti, va al mister che oggi diventa padre, e quindi tanti, tanti auguri, questa vittoria è per lui. Perfetto. Quindi con questa bella dedica, il momentaneo primato in classifica, direi che possiamo festeggiare al meglio questa nascita, no? Sì, ma noi poi siamo una, cioè, a noi non ce ne frega niente di vincere con la goleata, a noi ci piace il catenaccio da trapattoni, sempre un gol sopra. Perfetto, grazie mille ragazzi.